In questo tempo di Pasqua che stiamo vivendo, la liturgia ci porta a meditare sui regali che abbiamo ricevuto. Mentre il tempo della Quaresima che ci preparava alla Pasqua è un tempo di conversione in cui ascoltiamo la parola di Dio per cambiare vita, perché il Signore ci trasformi, invece il tempo di Pasqua, che dura fino a Pentecoste, è un tempo di gioia, di allegria, di ringraziamento e soprattutto è un tempo in cui possiamo prendere coscienza di ciò che abbiamo già ricevuto, dei doni che Dio ci ha fatto e dei doni che Dio ci vuole fare, perché i doni che Dio ci ha fatto sono sempre un anticipo di ciò che ci vuole regalare, ci dà sempre una caparra di quello che poi sarà la pienezza, un seme di quello che sarà la fioritura. Allora, è bello ascoltare le letture di queste giornate del tempo di Pasqua con questa prospettiva, chiedendoci che cosa mi ha regalato il Signore, che cosa ho ricevuto, che cosa è successo a Pasqua, che c'entra con me. Il dialogo del Vangelo che abbiamo ascoltato, il dialogo di Gesù con Nicodemo, parla di una di queste cose, forse la più bella, la più importante. Nicodemo, come abbiamo ascoltato, è un fariseo, un uomo molto importante, che va da Gesù di notte perché insomma, non vuole farsi vedere, che parla con Gesù. E anche questo dialogo con Gesù in realtà è un dialogo in cui Nicodemo non capisce che cosa gli sta dicendo il Signore, perché Nicodemo dice a Gesù: io so che Dio è con te. E invece la questione è un'altra. Gesù gli dice: se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Bisogna rinascere dall'alto. E poi dice, bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito. Rinascere. Questo è il cristianesimo, rinascere. E noi siamo rinati. Noi abbiamo ricevuto una vita nuova, una vita dall'acqua e dallo spirito. L'abbiamo ricevuta nel battesimo, nella cresima, e poi continuiamo a riceverla ogni volta che celebriamo l'Eucarestia. Noi abbiamo ricevuto questo dono, noi siamo rinati dall'alto, solo che molto spesso non ci facciamo caso, molto spesso ci dimentichiamo di questa cosa, manco ce ne accorgiamo proprio, viviamo in modo normale, senza sapere, senza fare attenzione al tesoro che abbiamo dentro, ma siamo rinati dall'alto, veramente siamo rinati dall'alto il giorno del nostro battesimo. In noi è cominciata una nuova vita, solo che è una vita nascosta, è una vita silenziosa, a cui se non fai attenzione e non dai nutrimento con il sacramento dell'Eucarestia, rischi di smarrirla, rischi di sprecarla. Allora questo tempo di Pasqua ci aiuta a vedere questo dono che abbiamo ricevuto. Il Signore ci ha regalato una vita nuova, lo Spirito Santo dentro di noi. Siamo rinati dall'acqua e dallo Spirito. È la vita di lassù, diceva San Paolo nel versetto dell'Alleluia. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. E Gesù dice bisogna rinascere dall'alto. Che cos'è questo lassù, questo alto? È il cielo. Ma il cielo noi ce lo abbiamo dentro, perché Cristo ci ha donato il suo spirito, che è lo spirito di Cristo risorto, che è la vita eterna. Ce l'abbiamo dentro, abita in noi. Il punto è fare attenzione a questo. Lo Spirito Santo è una presenza discreta dentro di noi. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo a volte separarci da ciò che ci attrae, da ciò che ci occupa la mente, per rivolgerci allo Spirito che è dentro di noi. Non guardandoci intimisticamente come se dovessimo guardare sempre noi stessi, no, guardando lo Spirito, che cosa lo Spirito ci dice, che cosa fa. Pensate per esempio nella prima lettura. Abbiamo sentito gli apostoli che tornano dopo essere stati arrestati, minacciati, e tornano dalla comunità e raccontano quello che è successo. Che cosa fanno come prima cosa? Non è che, siccome sono stati minacciati, allora dicono vabbè, basta, insomma, ormai abbiamo detto ciò che dovevamo, adesso non si può più. No, pregano Dio e dicono: Dio, agisci in questa situazione, sono tutti contro di noi, facci vedere la tua potenza. Fai attraverso di noi segni e prodigi, dacci il coraggio di annunciare Cristo.
E Dio risponde donando lo Spirito. Un'altra volta tutto quel luogo, il luogo tremò e furono tutti pieni di Spirito Santo. Un'altra Pentecoste, come quella che c'era stata alcuni giorni prima. Ecco perché è così, il Signore dona continuamente lo Spirito Santo. E questo Spirito Santo che riempie il nostro cuore ci dà il cuore di Cristo, lo sguardo di Cristo, i gesti di Cristo. Ecco, facciamo attenzione a questo tesoro che portiamo dentro e cerchiamo di vivere ascoltando lo Spirito dentro di noi, lasciandoci trasformare da Lui, lasciandoci portare da Lui. Viviamo nello Spirito, perché questa è la vita cristiana.